Signori, siamo arrivati agli ultimi due match della serata. E il primo incontro è la sfida tra Unstable Evok e Kiseki Nosse, dai. Entra per primo il campione pesi massimi IPWE, Judah Steel. Vai, vai. Qual è il momento preferito del buon Alberto? La Judas Move. Yes. Signori, il regno di Judas continua, un gran regno da campione. La stage 20 ormai. Eh già. Conquistato nel match che è stato, cioè, per personalmente lo considero uno dei migliori, se non il miglior match della federazione. Concordo tantissimo. Judas Enigma 3 è stato un capolavoro sotto tutti i punti di vista. Ma adesso Judas. A proposito, ma secondo te come l'avrà presa il ritorno di Enigma a Judas? Secondo te? Non saprei. Sicuramente Judas non apprezza comunque quello che sta facendo la Reborn, questo va detto. Eh sì. E vorrebbe... cioè lui è uno degli originals e comunque condivide lo stesso sentimento di Enigma su questo. Eh sì. Però sai, i due hanno quella rivalità e quindi... da un lato non penso che Judas sarà così felice di rivederlo qui dopo che lo ha cacciato definitivamente. Eh sì, però ricordiamo, Enigma nel contratto è scritto specificatamente, è tornato come general manager temporaneo e non come wrestler. Ma signori, adesso mi domando, chi affronterà Judas quest'oggi? Madonna! Ok, allora, ok. Questo potrebbe essere a mani basse uno dei migliori match degli show classici. Eh già, il rappresentante della categoria dei pesi leggeri, il vichingo della Kiseki no Sedai, Edward, che affronta Judas. Questo è per un piccolo dream match con Edward protagonista. Eh già. Parliamo due atleti di due incredibili. Esattamente, due campioni, due veramente. Judas è un original, ma Edward si sta dimostrando come uno dei migliori nuovi atleti della federazione. Eccolo qua, con tutta la sua rabbia, la sua cattiveria, pronto a fare il grande passo. Questo è il momento di Edward. Esatto, cioè se Edward dovesse riuscire a sconfiggere Judas, c'è chapeau per il ragazzo. Sarebbe l'occasione di una vita per Edward. Ma signori, la grafica ci mostra il titolo dei pesi massimi IPWE. All'angolo dello sfidante, il vichingo della Kiseki no Sedai, l'attuale campione junior heavyweight, Edward Lufa. Ma dall'altro lato gli aspetta un avversario, forse, dico forse, l'avversario più difficile che abbia mai affrontato Edward. L'attuale campione dei pesi massimi IPWE, il più longevo campione internet della federazione, Judas Steel. Mamma mia, mamma mia. Signori, l'hype personalmente e anche per il mio collega è a mille. Yuto-san prende in consegna la cintura e la alza al cielo. Per Edward potrebbe essere l'occasione di una vita. Double champ diventerebbe, incredibile. È andato vicino all'affrontare il campione del mondo una volta. Che il match abbia inizio. Oh, attenzione, qua sbaglio inizia la parte di Edward. Oddio, i due si schivano tutto. Prende ancora. No. Calcio sullo stomaco.
E ora calci classici di Judas. Beh, lo chiude subito. Lo chiude. Chiude in questa Danielson Special, ma niente, Edward. Edward ne sguscia fuori, perché oltre ad essere un ottimo fire, diciamo, Edward anche molto tecnico, un colpo devastante. Oh, bellissimo, da posto, Spanish Fly, tenta il pin. No. Ricordiamo, titolo dei pesi massimi in palio. Già. Ora Judas rialza Edward. Madonna, ma come l'ha piegato con quel calcio? Edward dice di no. Irish Whip lo appoggia. Cosa vuole fare qui? No. Judas è in posizione. Stanno tutto. Che ginocchiata! Che ginocchiata! Ginocchiata devastante, adesso continua. Edward passa sotto. Oddio! Porca puttana, l'ha decapitato! Ma ancora no, niente. Blocca di nuovo il colpo. Tenta il pugno. Ma ancora no. Edward dice di no. Edward dice no, era calcio sullo stomaco. Classico. X kick. In corkscrew, molto molto bello. Esatto. Nuova versione 1. 2, solo conto di 2. Solo conto di 2. Toccare già il conto di 2. Incredibile prestazione da parte di Edward. Ha iniziato forte, ma Judas... Oh, madonna, sopra kick! E lo prende subito. Aspetta un momento di più. Calcione sullo stomaco. Adesso Judas va a lanciare all'angolino. Lo sta rifilando serie. Corre. Colpo sulla schiena. Classico di Judas. Sliding German, ma la sequenza non finisce qui. Benissimo. Che Edward non sa dov'è, sta subendo pesantissima questa offensiva di Judas, che ora lo prende con cattiveria. Prende serie di striking devastante, meteora finale, ma Edward con un dropkick sulla nuca sende il campione dei pesi massimi. Mamma mia, era serie colpi, chop devastante. Natural selection. 1, 2, 6 ma è iniziato fortissimo questo match. Assolutamente sì, adesso Edward subito dalla seconda corda. Chiama il pubblico, corre Judas. Judas lo fa inciampare dalle corde. Intelligentissima manovra da parte del campione. Sliding, prende la rincorsa. Shining Wizard, no. Edward schiva, passa dietro. Mamma mia. Frankenstein, Judas si rialza. Lo blocca ancora, niente. Edward blocca, lo prende. Dai, Judas dice di no. Cosa stai mettendo? Spinebuster. 1, 2, solo conto di 2 per poco. Judas, guardate la faccia di Edward, c'è un'onda di sangue. Ora lo butta all'angolo, ancora calcio, calcio. Cattiveria Judas, oddio, una specie di Iron Claw all'angolo. Lo stava strangolando, voleva già sfiancarlo. Riconosce sin da subito le capacità di questo atleta e ancora ne approfitta. Imperterrito con i colpi. Meteora dritto sul volto insanguinato. Adesso Judas continua. Calcione. No, Edward riesce a schivare. Bellissimo. Mamma mia, bellissimo. Lo prende ora. Dropkick alla schiena. Splash. Ancora approfitta della sua innata agilità e si carica con il pubblico. Ora forse voleva la shooting star, ma cambia idea. Backfist, colpo. Di nuovo questa combinazione. Bellissimo, Spanish Fly tenta ancora il pin. Solo conto di uno. Ancora. Questa volta seconda corda. Forse non vorrà far rialzare Judas. Judas lontano, ma. Alza le ginocchia. Judas alza le ginocchia. Bellissimo. Si riprende subito.
Oh, Madonna mia, non vorrei mai subire i calci di Judas personalmente. No, per penso sia una niente. delle cose più dolorose della federazione ancora, calcio sulla gamba, ancora. Calcio dietro. Ma no. Edward dice no, però. Edward Edward lo stende, no. Edward lo stende. Ancora ora, Judas è in ginocchio. Backfist di nuovo. Superkick. E shooting star press da posto. Incredibile prestazione da parte del vichingo, della Kiseki non Sedai, che adesso esce ora. Fuori. Oddio! Mamma mia. Una manovra fantastica. Parte di Edward. Niente, no. Ancora solo conto di uno, quasi conto di due. Judas è carico, ma Edward lo vedo forse quasi anche più carico. Drop suit. Rialza Judas, Edward, sì, l'hai detto giustamente, è molto carico. Si carica con il pubblico è tutta dalla parte di Edward. Double Meteora. Vedi, terza corda, terza corda, forse... L'ha preso! Terza vichinga segno! L'ha preso! Uno, due, solo conto di due. Solo conto di due, solo conto di due, incredibile. Ma Edward, la lo resistenza. Cosa deve, cosa vuole fare? Lo prende. Oh! Calcio! Sgambetto! Mamma mia, la forza! Oh! Deadlift German! Ci sono le corde però che salvano il campione mondiale che deve andarsi un attimo. Le vabbè, non lo lascia vabbè. Respirare! Non lo lascia respirare! Non lo lascia respirare! E ancora! Oddio! Oddio, da fuori farà anche più male! Questa ha fatto malissimo. Schienalo, portalo nel ring. Portalo nel ring, è il tuo momento. Ancora lo sortisce. Lo sortisce. No, ma Judas qua. Edward lo doveva portare sul ring. Judas in back. Bellissimo follow slam. Si riprende un attimo. Judas è indeciso. Qui ha messo in serie difficoltà Judas. Madonna mia! Lo riporta. No! Anche lui sbatte contro. E allora. Madonna, lo fa volare dall'altro lato dell'arena! E adesso Edward è fuori, ma. Carica! Del carica. Terminator! Preso in pieno! Mamma mia! E i due, fianco a fianco, a terra stesi. Mamma mia, che match! Esattamente, ma cosa ti potevi aspettare da questi due atleti? Oddio, Edward si riprende. Edward si riprende. Dopo no. Si riprende Judas però. Judas però lo colpisce. Jesus Christ! Ginocchiata! Ginocchiata devastante! No, Edward, blocca Edward! Lo blocca Judas! E qua hai hai. Superkick! E lo stand! Lo stand! Classico! Florida Keys da parte classico del campione! Keys. Lo carica per subito! Emerald Bomb! Lights. Mamma mia, e però. Ancora le corde salvano Edward. E allora Judas si approfitta. Leggendaria mossa di Akira Okuto. Ora tiene Edward. Ah, lavora un po' il braccio. Intelligentemente. Forse non vuole che ancora quel fantastico cutter vada su. Bellissimo. Che calcio di Edward. Che bello schienamento. È volato uno, da una parte all'altra del due. Due. Mamma mia, Judas tentava ancora il suo striding German, ma Edward l'ha preso in pieno con questo calcione. Edward vuole Judas, dice fatti avanti. Gli dice fatti avanti, allora il campione. Oh no. Oh no, questo non l'avrebbe mai dovuto fare secondo no. me. No. Oh, Judas Effect. Judas Effect, e qua Judas è veramente incazzato secondo me. Sì, Pissa con me. Se lo carica subito. Madonna, madonna, madonna. Mamma mia. Lo prende, ora. Lo prende. Kamigoye. Kamigoye. Viene nello schienamento 1. Due. Due. No.
No, per pochissimo. Edward all'ultimo, sì, era un colpo di tre quello, palese. Ma Edward si rialza. Oddio, oddio, oddio. No! No, Judas! Intelligente Judas! Intelligentissimo! Lo richiamano! Edward è vita! Corre alle corde! Corrono entrambi! Jesus! Oh! Lo prende, lo blocca! Voleva tentare il cutter, ma Judas gli dice no! Judas no, gli dice e no! E ancora no! No, ancora no! Ma anche Edward dice no! Calcio! No, Judas! Ancora lo prende! Kamigoye! Una seconda volta! Arriva anche la terza, mi sa! Kamigoye una terza volta. Che incontro fantastico, signori. Mia, non so più cosa dire. Sta facendo carica. No! Edward passa dietro un altro calcio devastante. Judas. Sopra che? No! Dall'altra parte Edward. I due si scontrano. Lo lancia all'angolo. Lo lancia all'angolo. Lo mette velocissimo sulla terza corda. Che velocità. Oddio. Oddio, da quella distanza. Mamma mia, Frankensteiner! Dai Edward, dai Edward! Che benedetto di Edward, no! No, ancora c'è niente! C'è una cosa da fare. Lo richiama, no! Judas, lo prende! Power Slam! Judas ha studiato Edward. Gli vuole spezzare il braccio! Gli vuole spezzare il braccio! Lo prende! Lo chiude! Yuto è lì per vedere se Edward cede! Edward! Edward è lì, è sul punto di cedere! No! Che tecnica! Come riesce ad uscire da questa presa? Io non so come ha fatto. Ma complimenti ad Edward! Complimenti ad Edward, che ora di nuovo. Ancora! Stardust Fall! No! Edward! La blocca! Seated! DDT! Un'altra volta sale sulla terza corda. Forse un'altra freccia vichinga o la sua altra opzione. Ecco la sua altra opzione! Stardust Press non va! Judas giustamente andava per la strada. Lo blocca subito Judas Effect. E adesso Judas lo prende. Tiger Driver Dante T8 steso a terra. Edward è in balia dei colpi e se lo porta se lo Judas carica. Se lo mamma mia. E qua, terza coda per Judas, dopo questa Michinoku Driver, richiama Edward. Le distanze sono corte, infatti ci ripensa. Guarda negli occhi e dice, no, tu non hai speranze di battermi. Colpo! I due così ancora, incontrano! Calf kick classico! Blocca! Oh mio Dio! Sei un Amazon! Shiranui, inside out! 1, 2, no, ancora niente. Edward lo deve provare. Dici cosa devo fare per battere il campione! Lo rialza! Cosa hai in mente? Dio! Spring Blade come Motoda! Tributo a Motoda! Prende ora Judas! Classico di Edward! Lo schianta! Schianta il suono! Yuranagi! No, niente! Chiama ancora il pubblico! Sappiamo cosa gli serve adesso! Si strappa i capelli! Da una parte all'altra del re. Mamma mia! Oh no! Cosa? Guardate Edward, pieno di sangue. Non ci vuole credere. No! Tutta la prima di gol. No. Ancora! Niente! Edward riesce a bloccare ancora una volta Judas. Edward dice riesce no. A bloccare ancora una volta Judas. Tenta un calcio lui! Oh! Super kick! Oddio, contro l'angolo! Oddio! Contro l'angolo, sì! Ah! Oh.
Lo spedisce all'angolino. Cosa vuole fare? Terza corda. Terza corda. Oh no, questa farà malissimo. Questa farà malissimo. Gli spezza la schiena. Lo richiama. Lo richiama. Squa. È finita per Edward. Cosa vuole fare? Corre giù. Edward dice no. Edward dice no. Lo rialza velocissimo. Lo rialza velocissimo. L'ha preso! Bloody Eagle! Ponte bellissimo! 1, 2, no! Ancora niente! Edward le ha usate tutte! Le ha usate tutte davvero! Oh mio Dio! Una mistica! No! Tocca le corde, Judas! Pugno di Edward, no! L'ha preso! Falcon Hook! Ma lui a toccare le corde! E lui a toccare le corde adesso! No! Ci riprova! Oddio! Ancora le corde! Però qua le gambe di Edward stanno cedendo pian piano! Madonna, davvero! Ancora lo chiude! Prende le corde di là, Edward! Ho guardato quanto è dolorante! Le gambe di Edward stanno cedendo! Ancora! Lo mette seduto! Che incontro spaziale tra questi due! Ma Judas qua lo vedo! La vuole finire! La vuole finire, sì! Kick to the gut! Caggio sullo stomaco! La Eagle Bomba! Mamma mia. Uno! Mamma. Due! Due! No! Logia! Moniki! Lo prende subito! Sì! Moniki! Lo prende! Anche Sandro ha accettato il fatto che questa è una buona clip. Sta zitto! Gomiti dritti sul sangue, dentro il cazzo. Oddio! Airship! E qua mi sa che ne arriva una seconda! No! Ed è finita! Edward, gliene fa due! Uno, due, tre! Che incontro fantastico! Mio Dio! È un incontro da stage 25, da stage 30, da stage 20! Assolutamente sì, un incontro da mandare ai posteri di questa federazione! Mio Dio, se ne sono date di santa ragione e complimenti a Edward che è riuscito sempre ad evitare di essere sottomesso, ne ha approfittato delle corde, piuttosto che cedere e sveniva, secondo me, Edward. Sì. Vogliamo parlare di Judas in quel finale? Assolutamente sì. Che cosa ha fatto Judas? Cosa ha fatto? Ha evitato il cutter celeberrimo di Edward ed è riuscito a chiudere una lights out. Il cutter draconico di Edward, doppio lights out. E qua Judas si carica. Che fa Judas? Oddio. Ho capito. Vuole dargli un segno di rispetto. Gli dà una mano a tornare del ring. Gli vuole dare il giusto segno di rispetto che merita. Queste sono le cose che ci piacciono. Gli dice: tu sei stato un grandissimo avversario e secondo me Judas non vede l'ora di riaffrontarlo. Esattamente. Non prende nemmeno il titolo Judas, lascia il ring ad Edward. Che campione, signori, che campione. Mamma mia. Signori, che incontro spettacolare! Onore a Judas ancora una volta! Signori, adesso però è il momento del main event. Niklaus dovrà difendere il suo titolo internet come gli è stato costretto dal general manager ad interim Enigma. E mi domando chi sarà il prossimo sfidante di Niklaus. Restate connessi, lo scopriremo adesso. Signori, ancora complimenti a Judas ed Edward.
Oh no. Oh no. Sean Steel è qui. No, no, non è Edward, è ancora distratto. E Sean Steel ne approfitta. E Sean Steel ne approfitta. Giustamente vuole prendersi un vantaggio in vista di Stage 30. Ormai Sean è confermato il nuovo number one contender dopo aver sconfitto Vision Junior. E guardate, inizia ad attaccare vigliacamente Edward, che ormai è sfinito dopo il match contro il campione mondiale. Perché non c'è nessuno che lo aiuta? Tra Vision e Fireblood, che hanno già avuto i loro match, saranno stanchissimi. Perché non c'è nessuno? No, madonna. Povero Edward ancora. Irish Whip, ginocchiata dritta sul volto. Gli vuole riaprire la ferita. E adesso lo chiama. Lo chiama. Oddio, cos'è? L'abbiamo vista a Stage 25 ai danni di Mr. Money. Dragon Slayer, questa sottomissione devastante. Edward, Edward sta soffocando, Edward sta soffocando. Sean Steel lascia la presa, Sean Steel lascia la presa e si vanta con il pubblico. Oh mio Dio. E guardatelo, è andato a prendere il titolo Junior Heavyweight di Edward. Che questo sia un messaggio in vista di Stage 30. Che questo sia il messaggio da parte dei Punishers of Destiny per la conferma del nuovo campione Junior. Signori, lo scopriremo solo vivendo. È il momento del prossimo match. Signori, it's main event time! E che main event? Esattamente, il prossimo incontro è le sfide imposte da Enigma al campione internet di Klaus. E sono curioso. Madonna, parte cattivo Enigma. Oh shit. Signori, il primo ad entrare è il messaggero di Judas Steel. Stigma. Più cattivo che mai. Mamma mia. E tra l'altro, caro collega, io voglio ricordarti che Stigma fu proprio l'ultimo match di Niklaus prima dell'abbandono a Stage 5. E sappiamo come finì quel match. Stigma, quindi... possiamo dirlo, distrusse Niklaus. Ma distrusse Niklaus. Questo è un Niklaus completamente diverso. Eh già, ma Niklaus, sapendo che deve affrontare Stigma, sicuramente dentro di sé avrà una rabbia impareggiabile. Sono d'accordissimo con te. Porta fieramente sul giacchetto in pelle il logo dell'Unstable Evoc. Che mamma entrata mia di Stigma, mamma mia. Mamma mia, urla al pubblico con sotto i Megadeth. Mamma mia, che inquadratura. E ricordiamo, tra l'altro, Stigma ha accettato la sfida di Parker. Quindi, in caso dovesse vincere, probabilità di un doppio campione Stigma, Non sarebbe male. Beccati questo, Exevil. Signori, però adesso... cala l'oscurità, l'arena si riempie di fumo. I demoni non piangono mai. Mamma mia, signori. Sta entrando colui che ha portato la rivoluzione, il leader della Reborn. Possiamo dirlo, ormai una minaccia alla federazione intera. Assolutamente sì, signori. Di Klaus è un wrestler che, se agli inizi si pensava fosse qualcosa di farlocco, insomma, qualcosa che non avrebbe mai potuto impensierire la zona, anche main event, in generale la federazione, dopo Stage 17 abbiamo capito che faceva sul serio. Esattamente, niente è più rimasto lo stesso in federazione. Già. Se c'è qualcuno qui che può dire di aver portato la rivoluzione in federazione, è quest'uomo. Io, come ho già detto altre volte, sono stato felicissimo dell'eliminazione di Vince Russo. Però devo dire che ora le cose stanno iniziando
a sembrare abbastanza complicate per la nostra federazione. Assolutamente sì, Niklaus è stato chiaro, vuole distruggere la federazione. Vi prego, non lasciatemi per strada, vi prego. Torneremo a fare i commessi all'Esselunga, amico mio. Torneremo. Però ci stai Nico al comando adesso. Anche Chris, Corvo, visto che vogliono andare contro i ribelli, quindi... Però devono riuscire a stare tutti sulla stessa pagina. Assolutamente sì, assolutamente sì. Corvo a quanto pare non è di questo avviso. Non è risposto. Signori, la grafica ci mostra il titolo internet della federazione. Un titolo da un prestigio incredibile. Questa è la seconda volta che Stigma va per il titolo internet. La prima volta fu a Stage 12 contro l'allora campione Shingo. Che match. Sì, un grandissimo incontro. Dall'altro lato però invece abbiamo colui che sta pian piano rivoluzionando questa federazione dalle fondamenta. E anche questa divisione, perché da quando è diventato campione per lui non ce n'è stata per nessuno. Assolutamente sì. Il campione internet passa il titolo a Yuto San, che mostra il titolo allo sfidante. Signori, concentratissimo. Signori, l'hype è alle stelle. Che il match abbia inizio. Questi due si odiano. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Fate suonare sta campanella. Oh, oh! È Stigma. Ed è Stigma. Lo manda subito a fanculo. Oh! Non ci sta Niklaus. Non ci sta affatto. Oh! Dropkick. No. Dropkick devastante. Oh. 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 Mamma mia. Se lo carica subito. Oh Gesù. Mamma mia. Ma Stigma è contro di uno. Dice fatti avanti. Oh, 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 oh. Prende ancora, no. Niklaus risponde con i colpi a Stigma. Madonna mia, si stanno colpendo talmente duramente che alcuni colpi gli stanno pure mancando. Esatto, non gliene frega niente della precisione. Ora Stigma. Bellissimo neckbreaker. Stai jack neckbreaker. Eh no, questo non l'avrebbe dovuto fare. Lo blocca con una ginocchiata. Mamma mia, Stigma. E ora, oddio, un altro. Mamma mia. Jesus. Ancora va a mirare alla testa. Fa benissimo. È iniziato fortissimo questo evento. DDT da parte di Stigma. Prende la rincorsa, classicone. Classico, I am a real. E ancora va di stomp. Cattivi. Lo studia. Gli fa schifo Niklaus. Guardate Niklaus come lo osserva. E ora Stigma tenta di colpire Niklaus. Di nuovo i due rispondono colpo per colpo. Mamma mia. Non si danno tregua l'un l'altro. E ora lo prende. Bellissimo, butterfly suplex, velocissimo. Uno, due. Solamente conto di due. E ora Niklaus calcione dietro la schiena. Prende Stigma, che dolore. E adesso è lui con questi stomp cattivi. Madonnina, calmo, mamma mia. Mamma mia, e ora no, stavolta vuoto. Ginocchiata. Ginocchiata di Niklaus a terra. Dice di farsi avanti e allora Stigma accetta l'invito. Ginocchiata. Oh. E ora lo colpisce alla lo prende. Mamma mia. È il match più violento. Drop in rapida sequenza e va a chiudere una sottomissione. Un Hellskate gli dice vai all'inferno. Giustamente Stigma vuole colmare anche la differenza di size con Niklaus. Magari tagliandogli un po' il fiato. Assolutamente quindi... sì.
La differenza è abissale tra i due. Eh già, ma quindi Klaus lo prende. Oddio, Farmer Scary. Porca troia, Death Valley Driver. Spettacolare. Death Valley Driver, aspetta. Oh no. Oh oh. Lift him up, Powerbomb! Powerbomb! Tenta di prenderlo di nuovo, ma Stigma non ci sta stavolta. Stigma non ci sta stavolta. Tenta il dropkick di Klaus. Mamma mia! Per ora questi due non si stanno dando un attimo di tregua. Mamma mia, giustamente, giustamente Stigma vuole anche diventare campione. Vuole dimostrare a Niklaus che lui non è al suo livello. E Niklaus però non penso ci starà molto facilmente, tenta di rispondere Stigma però di nuovo, la madonna. Mamma mia. Stigma, lo striking di Stigma è difficilmente battibile, Niklaus. Mamma mia. Qua è morto Stigma, qua c'è morto Stigma dopo questo backfist. Mamma mia, mi dice stai a terra così e ora corre all'angolo. Back elbow. Dropkick, ma stavolta Stigma schiva, stavolta Stigma schiva, ma quanto è brutale Niklaus. Stigma colpisce, classicone al braccio, dietro alla schiena, ancora, 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 lancia di potenza, ginocchiata, come l'ho lanciato Stigma, terza corda per lui, moonsault press, bellissimo, vai Stigma, 1, 2, era 3, e anche Stigma dice conta più veloce arbitro, conta più veloce, oh, madonna, ma Niklaus come sposta i piedi di Stigma, rolling elbow, gli dice tutto qui quello che sai fare, non sei cambiato affatto da stage 5. Già. Chiama Niklaus. Altra DDT. No, stavolta. No. Lo rimanda indietro. All'angolo. Lo schianta quasi all'angolo Niklaus. E lo ributta. Oh. Mamma mia. Lo prende a pizze sul petto in maniera cattiva. Oh madonna. Gesù santissimo, chokeslam invertita. Inverte chokeslam, non basta per mettere a terra il messaggero. Oh mio Dio. Chiama il pubblico. Ma è stato troppo lento, no! Sulla schiena! Cospade sulla schiena! Mamma mia, gliel'ha distrutta! Cos'è successo? Era Niklaus, terza corda, cosa è intenzione? È classico qua. Stop! Oh! Dust! Press! Press! 1, 2! No! Ancora niente! Mio Dio! Che match! Tenta di prendere Stigma, ginocchiata! Niklaus risponde con un colpo, ma Stigma sembra quasi non sentire l'altro. Oh. Gli altri colpi di Stigma. Oh! Un altro ceffone, ma qui non avrebbe mai dovuto Niklaus farlo! Ne vuole ancora! E Stigma glielo dà! Emerlo! Diditi! E qua secondo me Stigma è incazzato nero! Dice come ti certo, sei permesso! Niklaus! Oh, ma non Stigma, continua a schivare, continua a colpire, vai Stigma, mamma mia. Madonna, è ecco, classicone, no, classicone. Oh, no. Oh. Oh. 3, 4, 5, 6, fa culo. E lo prende ancora alla gamba, corre, pizza, chiama dietro la schiena. E qua chiama la fine Niklaus. Oh, no. L'ha investito con questo braccio teso. Già, l'ha proprio investito. Ora lo prende. Oddio. Oh madonna. Oh, dall'altro mio lato. Ring. Lo vuole forse rialzare, ma Stigma sta tentando in qualche modo di resistere. Niklaus. No! Stigma di nuovo resiste! Colpi da parte sua! Oh! Pelekick! Dice avanti! Avanti!
è tutto qui quello che hai. Colpi di stigo ancora dietro la schiena. Purtroppo non riesci a sollevare. Oh mio Dio. Chiama il pubblico! Chiama il pubblico! Il messaggero di Giuda Steele sta davvero dando del filo da torcere a Niklaus, forse come mai nessun altro. Corre ora! Mamma mia! È finita! È finita! E anche lui uccide il suo maestro! E non t'azzardare tipo Giusto. dei creeper! Non t'azzardare! La chiude! Cobra Clutch! E vaffanculo! Madonna, nessun punto di cenere di Klaus! L'ho visto quasi arrivare lì con la mano, ma riesce di forza a scappare dalla presa. Si rialza Niklaus, subito! corre, Madonna! Jesus! Impalato. Ma Stigma non è umano per me. E allora Niklaus lo prende. Stigma Come sfugge. Esatto, chiama il pubblico, chiama il. No, stavolta non si fa fregare! Stavolta non Tipo. si fa fregare! Nemmeno contro di uno si libera subito! Gli dice Si libera fottiti! subito, Niklaus. Fammi vedere di che pasta sei fatto! Madonna, ma con le gambe di Klaus avrà fatto il triplo del male, sta backstabber! Madonna sì, lo vuole. Oddio, cosa hai in mente di fare, Niklaus? Oh! Lo Oddio! prende? Stunner! Ah! E si carica, Classicone, e si Stan. carica. Oddio, che vuol fare? Che vuol. No, 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 tu Oh sei no! pazzo, tu sei Oh pazzo. Tu, no! no, no, Oh no. no! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Oh mio Dio! Oh mio Dio! E lo prende Fireman's Gary fuori dal ring! Darkness Falls! Mamma Madonna! mia! Dio santissimo! Dio santissimo, davvero, lo riporta al centro del ring, lo rialza subito, lo rialza subito. Eternal. Nightmare! Nightmare. Mamma mia, gli ha rotto anche la testa, è E già, finita! uno, due, Come? no, Non è vero! no. Stigma non è umano, ormai l'abbiamo assodato! Non è umano. E Niklaus allora forse vuole andare all'angolo, ma ci aiuta San, che quasi per proteggere la federazione non gli fa andare all'angolo per caricare la sua mossa. Niklaus continua a colpire Stigma. Stigma dice di no. Mamma mia! Mamma mia. Lo prende a ceffoni, a pinza, a pugni! Vai Stigma! Vai Stigma! Niklaus però tenta di rispondere a Stigma, Oh! continua, Oh! continua, lo appoggia all'angolo, Lo butta via! fuori dal ring. Guardate, c'è il naso What? rotto Stigma! Ha il naso rotto Il Stigma! naso rotto Stigma, ma corre, corre per un volo Mamma! suicida. Volo suicida! E allora dice: tu mi hai dato una Oh oh. mano a battere i boss splitting machines, ti ripago con la stessa moneta! Ovvio, Sulla rampa! sulla rampa, white noise. Mamma mia, o come la chiama lui? The Original Sin! Original Original Sin! Sin, Splash! Frog Splash, Uno! uno, Due! Anche Niklaus non è umano, è una sfida a mostri. Mamma mia, sono d'accordissimo. Lo gira ancora questa sottomissione, ci prova in tutti i modi. Dice: vai, cadi, cadi, cedi, cedi. Cedi, e sta per cedere Niklaus, ma Stigma No, lo che fa? lascia. Oddio. Ne chiude un'altra in rapida Stavolta sequenza. al braccio, stavolta al braccio, stavolta al E braccio. anche le braccia di Niklaus sono molto addolorate. Già, tutto il corpo sicuramente. Abbiamo visto Stigma lavorarci tutto il mese, ma Niklaus qua. Sulla fontana della testa, la parte più Già. debole del corpo Adesso lo umano. prende, adesso lo prende. Chokeslam! Jesus! Uno, due, No! no! No!
Stigma dolorantissimo. Niklaus di nuovo. Oddio, no, sto calcione proprio lì. Calcione proprio lì. E ancora, ancora. Ammirare lo stomaco. Ammirare lo stomaco. Rialza Stigma ora, rialza Stigma. Lo prende. Classico di Niklaus. No! No, Stigma! No, vabbè, non ci credo! German suplex! German suplex! Cosa German gli stai suplex. Dicendo? Are you kidding me? All'angolo! Finta! Doppia rincorsa! No, rialza subito! Non aspetta un momento di più! Non aspetta un momento di più! Oddio! Terza corda. Che fa? Gli dice sei finito. Lo prende un po' per il culo. No! Oh! Lo blocca. Niklaus! Di nuovo la DDT! Jesus! Vabbè. Che dire? Fireman's carry! Pignone dritto sul naso rotto di Stigma! Pugnone dritto sul naso rotto, non vuole finirla, vuole... di nuovo. Ancora di nuovo. Con questa powerbomb. Oh, mamma Dio. Mia. Rialza ora Stigma. Oh. Lo ancora prende. Questa electric powerbomb. Già, un'altra gliene fa. Mio e qua Dio. Stigma in totale balia di Niklaus. Assolutamente Stigma in totale sì. Balia di Niklaus. E infatti Niklaus lo prende. VR. Fuck Vince Russo. Vince Russo. Uno, due. No, vabbè, dai, ma come? Ma come ha fatto? Com'è possibile? Ma com'è possibile? Niklaus va d'aiuto. Lo inseguo incazzato. Non so cosa fare per metterlo via. Adesso sta subendo. Adesso sta subendo Stigma. Non riesce più a contrattaccare. Ancora Senton ci prova in tutti i modi. Uno, due. Niente. Non riesce a battere Stigma. Seconda corda, sappiamo cosa fa. No. Stigma. Ci prova in tutti i modi. Uno, due, gli dice fatti avanti, gli dice fatti avanti, Stigma, dice fatti avanti. Pugno a parte di Stigma, comitate chop a parte di Niklaus, pugno e chop a parte di Stigma, pugno, ancora. Oh, top kick. Sigma si riprende. Dice, come on. È finita. Gli dice che è la fine. Lo prende, lo manda all'angolo. Cosa vuol fare? Oddio. Oh, Madonna. Gli prende spunto. Dal paletto! Ah, fa forza Niklaus! Ma no! Lo riporta al centro del ring! Cognuto che lo intima! Get the hell out of the table! Oddio! Ormai questo match è diventato personale, ragazzi! Fin troppo personale! Butta fuori Niklaus! Oh mio Dio! Oh mio Dio, Stigma! Lo butta al tavolo! E dice, sarò io a sconfiggerti! Oh mio Dio! Chokeslam! Chokeslam sul tavolo. E adesso la chiama. Chiama la Black Pa- no, è Parker. Questa è la canzone di Parker. Cosa succede? No. Perché? È Stigma.
Gli dice no! Non in questo momento, è importantissimo! Stigo si sta lasciando distrarre da Parker, gli dice dove sei? Fatti vedere! Fatti vedere! È troppo distratto, torna nel ring, ormai Niklaus è in piedi, Oh no, Black Tear! E adesso la vuole chiudere, adesso la chiude. Lo vuole punire con la sua classica combinazione Black Tear e poi... Boom! Rebellion! E questa è la fine, questa Good è la fine, Sigma. Uno, due, tre! Cazzo! C'era andato così vicino. Era un passo. Ma Parker è troppo avido. Dice se quello che penso io almeno. Ah sì, tu stai dando più importanza al titolo internet che al mio titolo. Non funziona così. I mind games di Parker, che vuole mettere sotto pressione il prossimo sfidante al titolo hardcore. Mamma mia, che era così vicino. È incredibile, lascia l'amaro in bocca questo finale. Grandissimo match, per carità, grandissimo però match, cazzo. Sì, però al finale così. E guardate cioè, se sul tank in maniera sposto, come dire, Enigma, era questa la sfida. E su queste immagini molto dal sapore agrodolce. Eh già. Io posso dire che Stage 27 si conclude qui. Vi ringrazio ancora una volta per essere stati qui. Sono successe tante cose, ma dobbiamo aspettare Stage 28 per scoprire cosa succederà. Mi domando chi sarà il prossimo a cercare di detronizzare Niklaus. Non lo so veramente. Signori, vedremo. Detto ciò, da Sandro e Alberto è tutto, noi ci vediamo con il prossimo show. Ciao ciao.